Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo tutorial, anzi. Oggi voglio farvi vedere come ricreare il trucco che indosso in questo momento, che è perfetto per le serate estive. È un trucco super luminoso, questa è la parola chiave di tutto il tutorial, probabilmente mi sentirete dirlo tanto nel video, e ho utilizzato, mi sembra, 3 illuminanti, quindi capite che è veramente super super luminoso, spero si veda bene dal video. Comunque, credo sia perfetto per le serate estive, sia perché è luminoso, sia perché andiamo ad esaltare una abbronzatura che già abbiamo, che già avete anzi, o possiamo comunque ricrearla. Questo trucco è anche abbastanza veloce da realizzare e semplice, ad esempio se andate in vacanza e volete un effetto fresco, radioso, dopo che siete stati tutta la giornata in giro o al mare. Secondo me questo trucco è davvero perfetto. Non voglio chiacchierare troppo, vi dico tutto all'interno del tutorial. Ricordatevi che tutti i prodotti e i pennelli che utilizzo sono scritti qui sotto nell'info box. Vi lascio alla realizzazione. Iniziamo dalla base, ovviamente già ho applicato una crema idratante su tutto il viso. Voglio mettere però il primer di Charlotte Tilbury, quello illuminante che si chiama Wonder Glow. Lo stendo con le dita su tutto il viso. Correggo le mie occhiaie con un correttore color salmone, utilizzo sempre il classico dalla ruota di Kryolan, e con il polpastrello lo applico solo dove ho la parte scura dell'occhiaia. Ora applico il fondotinta, ne scelgo uno luminoso, ovviamente applico lui che è il Bourjois Healthy Mix Foundation. Scegliete il fondotinta che è più adatto al vostro tipo di pelle, soprattutto se avete una pelle grassa non potete utilizzare qualcosa di così luminoso, ma piuttosto utilizzate un fondotinta matte e che asciughi il vostro viso. Ora utilizzo un altro correttore, ma questa volta ne scelgo uno che sia un pelino più chiaro del mio colore di pelle, per andare ad illuminare la zona qui sotto le occhiaie e sopra lo zigomo e i punti centrali del viso. Visto che è estate, si presume che la maggior parte delle persone siano abbronzate e vogliono esaltare l'abbronzatura, o altre persone come me non sono abbronzate e vogliono sembrarlo, non è così in tutti i casi, però molto spesso in estate funziona così. Do un effetto abbronzato al mio viso, utilizzo una combinazione di due terre, in particolare ne prendo una in crema, questa qui di Models On, l'altra invece la Bronzing Powder in polvere di Bourjois. Se volete vedere come fare l'effetto abbronzato passo passo, ho fatto un tutorial proprio su questo. Non mi dilungo troppo perché, vi ripeto, ho fatto un tutorial dettagliato a questa cosa, però diciamo che in generale applico la terra all'attaccatura dei capelli, qui nella zona dello zigomo, leggermente sul naso e sulla mandibola, sfumandola verso il basso. Prima di proseguire con l'applicazione delle polveri, voglio applicare l'ultimo prodotto in crema. Visto che è un tutorial super glowy, utilizzeremo un bel po' di illuminanti. Il primo è questo qui di CoverFX, sono praticamente le goccine illuminanti. Le sbatto bene perché, siccome sono molto liquide, se le lasciate così sulla scrivania il colore si separa dal liquido, invece appunto dovete shakerarle bene prima di utilizzarle. Le metto sul dorso della mano, le prelevo con la spugnetta e le applico nella zona dello zigomo. Scarico leggermente la spugnetta in modo che non ci sia troppo prodotto qui sopra e poi inizio ad applicarle qui nella zona dello zigomo per un effetto super glowy. Vedete che passo qui sullo zigomo, però proseguo anche leggermente verso il sopracciglio, quasi a fare una specie di C. Cerco di non applicare troppo prodotto alla volta in modo che riesco a gestirlo bene e non divento tipo palla da discoteca. Ne prendo ancora un po' però nel punto dove ho scaricato la spugnetta e vado a tamponare questo illuminante nei punti centrali del viso. Non voglio che sia un effetto boom super evidente, voglio che sia davvero leggera questa cosa, infatti non si deve quasi vedere. Se notate che si vede troppo, potete sempre tornare con il vostro pennello del fondotinta, con la spugnetta, con qualsiasi cosa avete utilizzato, e ci potete passare sopra. In questo modo sembrerà che il nostro illuminante venga
cioè la luminosità del viso venga direttamente dalla pelle. Lo stesso illuminante voglio applicarlo anche un po' qui sulle spalle e sul corpo, visto che ho una maglietta, c'è cioè un vestito super scollato. Se magari avessi avuto, non lo so, un vestito con le spalline, ovviamente non l'avrei fatto. Bene, possiamo proseguire con l'applicazione dei prodotti e passare alle polveri. Utilizzo una cipria in polvere libera per andare a fissare soprattutto la zona centrale del viso. Non voglio, diciamo, rendere tutto il trucco opaco, quindi con la mia spugnetta fisso la zona del contorno occhi, che è quella che sicuramente farà le pieghe poi durante la giornata, quindi stendo le eventuali pieghette che si sono formate e poi fisso bene il contorno occhi con la cipria. Ora, siccome voglio controllare dove applico la cipria, non voglio metterla dappertutto sul viso, prendo un pennello abbastanza piccolo e mi focalizzo nei punti centrali del viso, quelli che tendono, diciamo, a lucidarsi, quindi qui intorno al naso, magari al centro della fronte. Vi ripeto, vedete un po' voi quali sono i punti che vi si lucidano anche in base al vostro tipo di pelle. Ora applico la terra in polvere, utilizzo, come vi dicevo prima, questa qui di Bourjois. Mi sto imparando a dire Bourjois, sto forzando la mia mente a non aggiungere la R alla fine, e la applico praticamente sopra a quella in crema. Vi ripeto, se volete vedere come creare un super effetto abbronzato anche se siete pallidissimi, andate a vedere quel video. Riprendo nuovamente il pennello con il quale ho applicato la cipria e questa volta utilizzo il Brighten Up di Essence. Lo applico sui punti centrali del viso. Questa qui è una polvere opaca però che illumina tantissimo, e appunto lo metto qui sul naso e al centro della fronte, leggermente sul mento, sopra l'arco di Cupido, leggermente al lato del naso. Non passo nella zona delle occhiaie perché ho notato che questa polvere me le fa riuscire fuori. Se potete applicarla perché non avete le occhiaie scure come le mie, fatelo. Voglio però passare nella zona qui della palpebra superiore perché dà un bellissimo effetto luminoso. Prendo un pizzico di blush e utilizzo Luminoso di Milani. Questo qui è leggermente satinato, luminoso come dice la parola, cioè come dice il nome. Non si vedono i glitter, però dà appunto un bel effetto luminoso. Non voglio applicarne troppo, semplicemente voglio rendere leggermente rosati i miei zigomi, ma non voglio che sia il punto focale del trucco. Vado avanti con il trucco degli occhi e lascio l'illuminante alla fine perché voglio applicarlo anche in alcuni punti appunto del trucco degli occhi. Realizzo le mie sopracciglia, le ho tinte con la stessa tinta dei capelli. Su Instagram mi hanno detto che in realtà non si fa, bisognerebbe prendere il volume dell'ossigeno, ecco, dell'ossigeno più basso rispetto a quello che si utilizza per i capelli. È stato un esperimento così, mi informerò, però il risultato mi piace, quindi probabilmente continuerò a tingerle, magari informandomi su come si fa. Se sapete come si fa, lo fate, scrivetemelo qui sotto in un commento. Utilizzo la matita di Nabla per andare a riempire i buchetti e per disegnare meglio l'arco, e poi ci passo sopra con il gel per sopracciglia di Neve Cosmetics. Anche sugli occhi voglio un trucco estremamente luminoso, utilizzo l'ombretto singolo di Color Rain nel colore Glamour, lo applico con un pennello piatto e lo bagno con il Fix Plus. Visto che me lo chiedete sempre, io faccio così: prelevo l'ombretto dalla cialdina e poi bagno il pennello con il Fix Plus in questo modo. Un paio di spruzzatine e lo applico. All'interno dell'occhio applico una matita chiara, questa qui è la Long Lasting di Wycon nel colore 18. Riprendo la stessa terra che ho applicato sul viso e con un pennello piccolo la applico nella parte inferiore dell'occhio, nella parte esterna, giusto per creare un'ombra leggermente più scura. Poi la prendo con un pennello più ampio e la applico nella piega dell'occhio, nella parte superiore.
Ora metto il mascara sia sopra che sotto e poi applico un bel paio di ciglia finte, utilizzo le Ardell 252. Nel frattempo ho legato anche i capelli perché faceva troppo caldo, passiamo all'applicazione dell'illuminante, ne applicherò due. Il primo è il Master Chrome di Maybelline nel colore 100 Molten Gold. Lo applico con il Blush Brush di Real Techniques, questo perché non voglio che sia concentrato in una zona troppo precisa, ma voglio che si diffonda più ampio, in modo da avere un look super luminoso su tutto il viso. Lo metto qui sopra lo zigomo. Poi scarico leggermente il pennello e come prima passo un po' in tutte le zone al centro del viso. Passiamo all'applicazione del secondo illuminante, questa volta lo utilizzo in modo più preciso. Utilizzo il Milani Strobe Light nel colore Afterglow e il Morphe M510. Lo metto preciso nella zona più superiore dello zigomo e anche questa volta con il pennello abbastanza scarico passo nei punti centrali del viso. Con questo colore, che è più chiaro e luminoso, rimango più precisa. Vedete che non vado ampia come il colore precedente, ma appunto rimango in una zona più piccolina. Con un pennello più piccolo prendo lo stesso illuminante e lo applico nell'angolo interno dell'occhio. Stesso illuminante, pennello più grande, passo anche sotto il sopracciglio e mi concentro sotto l'arco e nella parte esterna, non vengo troppo avanti. Passiamo alle labbra, anche queste devono essere naturali e luminose. Applico la matita di W7 nel colore Rust. Non la metto su tutte le labbra, mi concentro sui bordi e la sfumo leggermente verso l'interno. Poi sopra ci applico questo bellissimo gloss di Milani che si chiama Keep It Full nel colore Champagne. Per completare tutto il trucco spruzzo il Fix Plus sul viso. Come fa Jaclyn Hill, voglio provarci anch'io, vado a pressare la spugnetta qui nella zona dell'illuminante ma un po' in giro per tutto il viso in modo da unire completamente le polveri con le creme al di sotto. E voilà, il nostro trucco super luminoso per l'estate è terminato qui. Ho legato i capelli per mezzo secondo, già hanno preso la piega. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere se ricreerete questo make up look. Io vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!